quanto schifo! Bella a tutti ragazzi, questo è la Fra che vi parlo, oggi sono qui con un nuovo video su Clash of Clans. In mia compagnia, come avrete visto dal titolo, c'è un mio caro amico che si presenterà da solo. Esatto, salve a tutti ragazzi, io sono Piazza e sono qui nel canale di Tola Fra. Sono davvero molto molto onorato di essere qui con lui. Sono anch'io un giocatore di un player di Clash of Clans come il vostro caro Tola. E niente, cominciamo subito a spiegare il perché di questo video, ti lascio pure la parola. Allora, in pratica un po' di tempo fa avevamo fatto un video assieme che era stato caricato sul suo canale. Mi aveva dato una grossa mano, quindi molti iscritti che state guardando questo video probabilmente sono venuti anche dal suo canale. Volevo comunque ricambiare in un certo senso il favore e invitare Piaz a competere. E niente, in un certo senso, con punizione finale, vi lasceremo scegliere anche la penitenza di quello che perderà. E in pratica le regole sono abbastanza semplici. Vogliamo tornare a fare attacchi old school, tra virgolette. Se vuoi spiegare un po' di cosa si tratta. Ok, allora noi praticamente volevamo fare una sorta di sfida. E come avrete visto nel villaggio di Tola, se lo stai inquadrando spero di sì, avete visto negli accampamenti più o meno le truppe che abbiamo. Abbiamo deciso di fare una formazione vecchio stile, come ha detto appunto Tola, e siamo suddivisi in tre truppe, ovvero giganti, arcieri e stregoni o maghi, come li chiamate. La cosa divertente è che io non so quante truppe ha fatto lui non sa quante ne ho fatte io. Mi spiego meglio. Ovviamente sono queste tre le truppe, abbiamo entrambi 200 posti, però lui non sa quanti stregoni ho fatto io non so quanti giganti ha fatto lui. Quindi praticamente la difficoltà sta nel riuscire a gestirsi al meglio le truppe che abbiamo. E adesso andiamo a spiegarvi un attimino anche la sfida in modo un po' più concreto rispetto ad adesso. Sì, cioè in pratica molti di voi avranno fatto questi attacchi con maghi, giganti e fate o guaritori, chiamateli come Zeus vi pare. E lo scopo di questa sfida è all'interno di... abbiamo scelto 10 skip, i classici, 10 classici, sì. I classici, un like per l'analfabetismo. I classici 10 skip all'interno dei quali dovremo trovare un villaggio. Chi farà la più alta percentuale vince. Vince un cioccolatino. Quel cioccolatino sarà il premio del vincitore. Esatto. Fantastico. Invece, cazzate a parte, cominciate a scrivere nei commenti una possibile penitenza che farà chi perderà la cena. Più cattive che potete tanto perdere lui, quindi a me non interessa. Più cattiva è e più dimostrate la vostra stronzaggine. Comunque, direi che si può iniziare. Io inizio a fare gli skip, li conto, spero di ricordarmi. Sì, tanto trovi il TH10 maxato e ma perdi. Sono sicuro, guarda il primo. TH7. No dai, almeno facciamo un TH8 di livello. Se no possiamo fare che devi proprio attaccare il decimo. Il decimo, va bene. Cioè, capito, no? Ok, il decimo. Allora siamo al 3, siamo a 4, arriva mio fratello a seguire l'azione in live. 5, il decimo, cioè il decimo, così si crea un po' di suspense, no? Ah, più che altro così dobbiamo attaccare quello lì e ci capita. Esatto, cioè se sei sculato ti capita il town hall mezzo. 12. Siamo a 8 ricerche, 9, madonna. Ultima ricerca. Dai, qualcuno di fortissimo così perdi. No, TH7, mi dispiace. Tra l'altro ragazzi siamo nella... Come TH7? Dai, TH7. Ma non ci voglio credere. Ho anche più trofei di te, giuro, ho anche più trofei. Quanti? Di te 1436, no, 1497 io. Ah dai, ne hai 60. Vabbè, in più. Posso iniziare? Io uso anche i reali. Io solo... Allora solo... uso solo il re barbaro per rendere le cose un po' più eque, va bene. Il re al 10, io non sono così pro come te. Eh no, ma io ce l'ho al 7, quindi siamo... Ah, beh. Siamo pari, dai. Allora, in questi attacchi qua, mi ricordo che sganciavi i giganti dove c'erano le difese aeree. Così le fa... Che belli questi attacchi, si ritornano. Sì, erano fantastici. Old school attacks. Sul serio? Allora, poi direi di andargli dietro coi maghi. L'unica cosa, l'unico vantaggio che ho è che ho più truppe. Però è compensato dal fatto che la mia lega sia maggiore.
Dai, te la diamo buona questa. Esatto, dai. Siate clementi. Sganzo le Esatto. fate e aspetto che le mie truppe spacchino. Che Ma no. muoiano subito così perdi. Ma non perdo ormai. Davvero, lo sto aprendo come un mandarino in estate, un cocomero in spiaggia. No, no, non uso neanche le pozioni, ho usato solo una furia. Oh, incredibile. È Cioè, troppo, è un affronto. è troppo easy. Dai, allora vediamo per rendere ancora più interessante se si pareggia chi ha utilizzato meno pozioni. Esatto. Ok, sì, dopo dobbiamo, esatto, dobbiamo andare a far così. Ci sto, ci Ci sto. stai? Buona, buona. Oppure potevamo farla a tempo, però vedo che i miei giganti stanno già colpendo i depositi e le miniere, quindi. Oddio, bombe random. Devastante. 3 stelle, mi dispiace. Allora. No. 3 stelle e una pozione furia. Allora attendo il tuo attacco e speriamo in bene. Sì, ma adesso cerco di fare. Solo che sei stato abbastanza fortunato, però dai, ci sta. Ci sta. Ma dai, un po' di Adesso io culo. trovo un TH17. Probabile. TH11, Un uno della Super Tauno Saiyan. esagerato che non c'è, però fa lo stesso. Stai già facendo gli skip o. No, adesso io comincio. Ah, buona, buona. Allora. Intanto io sto Allora, tappando. cominciamo con gli skip. Allora, devo togliermi anche lo scudo, capisci? Cioè, La sofferenza. esatto. Allora, cominciamo con il primo skip che è troppo fovente. Vedi? Town Hall 9 al primo. Cioè, capisci che io la vedo male questa cosa. Andiamo con il Basta che non secondo. sia l'ultimo. Il secondo è scarsissimo, quindi però mi tocca skipparlo. Il terzo è scarsissimo e mi tocca skipparlo. Ma sono sicuro che il 10 sarà devastante, il decimo sarà, Il decimo. il 4 era Ah, io fattibile, sto incrociando le dita, ti il dico solo 5, il questo. 5 TH8 ma scarso, che devo attaccare il decimo, non, oddio questo qui ha 500.000 di oro e 500.000 di elisir fuori, La ok? Però non posso tentazione. attaccarlo, capisci? Ti odio, sappilo che ti sto odiando. Questo qui ha 270.000 tutto fuori, dopo ti passo i file video e lo vedi anche tu, Lo eh? vedo, ma lo vedete anche voi, ragazze. Sì, esatto, perché sto registrando. Ok, comunque sono al settimo. Questo qui è l'ottavo. Mancano due, mancano due. Esatto, adesso andiamo al nono se si carica. Questo qui è il decimo. Ed è un TH7 fattibilissimo. Madonna, ragazzi. Aia. È un TH7 fattibilissimo. Allora giocherà il fattore pozioni, dici? Se no, l'attacco più bello decidono loro nei commenti, dai. L'attacco più stiloso. Ragazzi, ci tengo a precisare che se non commentate a favore mio, verrete espulsi dal Esatto. canale. Quindi, boh. Bisogna iscriversi perché Esatto. sì, perché lo ha deciso lui. Fate Cioè, voi, non è eh. difficile, non è che ci sono altre spiegazioni. Quello che dice lui si fa, fine, il suo canale. It's my channel. Quindi tutti non mi piace Ma a lui. io pensavo di trovare gente più forte, figa, in oro 3. Ma è un po' così, è Forse normale. perché arrivo dalla Lega Master. Master Tu 1. poi sei No, Master abituato 2. ai grandi. Io Master non ci sono neanche mai stato, fai tu. Oh, che è una Quindi fattaccia. per Come va? me è pura fantasia. Comunque sì, l'ho L'hai disintegrato proprio a livelli disintegrato. astronomici. Il Rain anche l'ho lanciato perché ci mette 20 anni poi a rifarsi al 10. Non mi è morta una truppa a morire. Allora, non la. Allora nei commenti Allora. l'attacco più bello, Oppure 100%, ho una finito. proposta. Ah, Dai. ti sono rimaste pozioni. Chi fa più percentuale con solo il Re Barbaro? E le pozioni che gli rimangono. Ah, giusto, non dovevo usare le pozioni, porca puttana. Mi Mi dispiace. è rimasta una cura, cazzo, colpa mia. Io vado avanti. Eppure me l'hai detto mezzo secondo fa, che non servivano a nulla, cioè ho usato una furia a caso perché volevo metterci il meno tempo Mi possibile. dispiace, ma è una scelta all'ultimo secondo. Io vado con gli skip. Al quinto skip dobbiamo attaccare. Vai, io devo usare una cura allora, per forza. Solo con la cura non so quanto Ok. vado Aspetta che faccio l'attacco io. avanti. Vai. Anzi, entro i 10 skip facciamo. Ce lo scegliamo noi perché questa è difficile. Sì, Va bene. tanto io alla fine. Io sono a 4 skip e non vedo ancora qualcuno attaccabile. Tu cosa dici? Ho solo il re, però dai. Solo re e una cura? Cioè, tu almeno hai le pozioni. 6 skip, lo trova. Si spera che lo trova. Lo trova, forse sì. Ti fa più percentuale? Chi fa più percentuale ancora? Puntiamo alla percentuale. Sì, per te. Ok, non so più Quindi. parlare. E le truppe del castello anche.
Ah, allora me devo fare l'email, ok. Fatele donare intanto che... Sì, tanto... Allora dai, forse riesco un po' a... Solo che non avendo pozioni, cioè ho una cura, come dicevo, ma dai, vediamo. Mongolfiere, io ce l'ho mongolfiere al 6 nel castello. Ecco, io quelle me le sogno. Sì, che da me il livello più alto è un 88, fai tu. Ah, buona. Oh no, ho sbagliato a sganciare la cura. Madonna. Ecco. Ah. Meglio. Ah, la vedo meglio dura. Così. No, re barbaro. No, dove vai? Percentuale, dimmi 30%. Ma io non ci arrivo a fare il 30%. Io non ho niente, come faccio? 30%. È finito 30%? Sì, manca qualche arciere. Potrei sganciare la regina degli arcieri, ma non lo faccio. Se vai con la regina fai 50, esatto. Credimi. Buona, dai, ci sta, 30%, aspetto il tuo risultato. No, adesso vado anch'io e vediamo, attacca, trova una partita. Hai 10 skip massimo, all'interno di quei 10 skip scegli te chi attaccare. Sì, ho un re barbaro e una cura, cioè davvero sto facendo questo attacco. Ma sì, ma chissà cosa si domandano quelli che vengono attaccati, cioè. Io attaccherei lui, è scarsissimo, però non faccio niente perché con il solo re barbaro, vabbè dai. Sono curioso. Allora, parti re, fai il tuo lavoro. Scelgo te, re. Re. Non ce la faremo mai. Cioè, mi sa che qui si faila in modo violento. Tienimi aggiornato sulla percentuale. Sì, siamo al 10, però è già morto praticamente. Cioè, no, non è già morto, però siamo a buon punto per morire. No, l'hai vinta perché non avevo le furie. Poi sta andando sul castello del clan che ha tantissimi punti vita. Ah, la sfiga. Questa l'hai vinta con un misero 13%. Tolla Fra è il vincitore ufficiale di questa sfida. Meno 28 trofei con la scusa, perfetto. mi hanno donato adesso i maghi al 5, cioè saranno infami i miei amici. Ah, non li avevi? No, non mi avevano ancora donati, non mi cagava nessuno. Poi sono detto ok, mi hanno abbandonato. Buona ragazzi, allora abbiamo... Sei il vincitore. Sono il vincitore, scegliete voi la punizione che... Piaz dovrà fare all'interno, esatto, di un suo video. Così nel prossimo video io comincio il video con quella penitenza. Con quella penitenza, la più perfida possibile, vi prego. Esatto. Devastatelo di penitenze. E niente, ringrazio Piaz di essere passato nel mio canale e di aver... Io invece ringrazio te più che altro, che è sempre un piacere collaborare con te in generale, mi sento onorato. Sempre ben disponibile. Esatto, onorato di stare nel suo canale. Ora lascio a te per la chiusura, io vi saluto e vi ringrazio già da adesso. Se volete fate un salto nel mio canale, sono anch'io un player di Clash of Clans, più bravo di Tolla Fra, ma non glielo dite. E noi ci vediamo nel mio canale comunque con i prossimi video. Lascio a te la chiusura del video e ciao ragazzi, ci vediamo nei prossimi video. Allora, dopo la grandissima perla di Piaz, vi consiglio di andare sul suo canale e riempirlo di dislike. Detto questo, lo trovate in descrizione, quindi il gioco è più semplice. Ringrazio a Piat di aver partecipato, ringrazio tutti voi che lascerete un bel like e un bel commento e vi ricordo di essere il più crudeli possibili. Dato la fra esatto. E ci vediamo alla prossima.